Carissimi amici della Pognotomia, buona domenica. E settimana avevo postato un vecchio video di una recensione di un rasoio e mi è stato chiesto di farmi la barba con questo rasoio da un utente. E allora lo facciamo. Il rasoio in particolare è il Mercure Vision che andiamo ad aprire dalla sua scatola deluxe di lusso. Eccolo qua, ancora tutto. Questo è un rasoio vintage, nel senso che è stato tolto dal mercato qualche anno fa, ma io ne ho un esemplare, quindi lo usiamo secondo la richiesta. Prima cosa, facciamo che armarlo. Vedete cosa ho già montato? Basta aprire ruotando la farfalla. Ecco qua. Apriamo la farfalla e lo mettiamo al massimo dell'esposizione. Per il pelo, no? Chiaramente un rasoio abbastanza aggressivo è questo, quindi bisogna stare attenti. Una lametta efficace, usiamo una Treat Platinum. Allora, apriamo un pacchettino. Treat Platinum che ha la doppia confezione, sia in carta che in carta velo, diciamo così, quindi doppia. Vedete la carta e poi la carta velo. Scartiamo con un'abile mossa, ecco qua. Appoggiamo sulla guida. La lametta è armata e il rasoio può essere chiuso. Ecco qua, guardate che esposizione. Non è male, eh? Non è male l'esposizione. Questo è tutto apertura. Rasoio molto pesante, molto ingombrante. Questa è barba di 3 giorni e mezzo. Quindi, in questo caso, un po' di prebarba, no? Zema, serve. Allora, cosa facciamo? Facciamo scorrere un po' l'acqua. Bagniamo un po' il viso appena l'acqua si scalda un minimo. E su questo ci mettiamo un po' di prebarba che andiamo a diluire. La zema. Ecco. È un buon prebarba. Questo va ad ammorbidire il pelo. Dopo i 3 giorni, io lo consiglio, mai, cioè, barba quotidiana, ogni 2 giorni non lo consiglio proprio. Allora, cosa usiamo come crema da barba? Truffint e Hill, inglese. Truffint and Hill, numero 10, molto morbida, pannosa, che andiamo a montare con un tasso che ho messo a bagno qua nella ciotola Rock di Rocco Contini. The Colonel Simpson, West Badger. Uno dei pennelli più importanti. Allora, smorziamo un po', inglobiamo un po' di crema nel ciuffo abbondiamo pure e gliela facciamo metabolizzare. Sciacquiamo la mano. Sciacquiamo la ciotola ed ecco che andiamo, movimenti non circolari perché tasso, leggeri, però vedete come subito la crema monti. Aggiungiamo un po' l'acqua calda a questa maionese guardate che come monta bene
Bene, adesso una bagnata di viso e poi procediamo con questo rasoio che un fascio di pelo è settato al massimo. Il tappetino perché un po' di schiuma magari cade per terra. Un brufoletto, di stare attenti a non tagliarselo. Ah, fragranza inglese, consistenza ottima. Direi che siamo abbastanza a posto. Asciughiamo le mani e attacchiamo con questo Mercure Vision. Massima apertura, quindi angolo aperto. E bene. La lama è quasi viva, eh. Si sente molto. Alla massima apertura questo rasoio è molto molto efficace, fin troppo. Guardate, ripeto, che morso. Poi con la trit bisogna stare attenti, eh. Eccoci qua. Facciamo ancora una. Ma vedi che ha portato via praticamente tutto. Prima passata, sciacquiamo il rasoio e sciacquiamo il viso. Per la seconda passata, togliamo via tre andiamo a metà che già non scherza, è a metà. Per obliquo
Diciamo che già la prima passata il grosso l'ho portato via, perché molto molto esposta la lama, eh. È anche abbastanza difficile da gestire perché è un rasoio che pesa molto e quindi la mano deve essere comunque presente, cioè diventa difficile a volte gestire rasoi così. Ecco, adesso è molto più docile. Siamo regolato a metà. Però è efficace, è lo stesso. Porta via di netto il pelo, questa grossa testa, porta via tutto. Eccoci qua. Bene, direi che il pelo obliquo è andato. Non ci sarebbe bisogno praticamente di nient'altro, ma magari per il sottomento è importante fare un contropelo. Togliamo ancora un po' di esposizione. Non un minimo, ma diciamo che dal. Ecco qua, facciamo una esposizione più moderata. Eccolo qua. Insaponatura leggera per il contropelo, dove noi cerchiamo la scorrevolezza. Ecco qua. E scorrevolezza infatti è. La pelle ormai abituata, aggredita da questa lama molto esposta in prima passata, adesso si è. Ecco qua, dettagli. Un po' di rifinitura, vediamo un po' dove necessitano. Molto bene. Allora, mettiamo una fredda. Chiudiamo bene i fori. Direi che
Il risultato è ottimo. Come vi ho già detto, questo non è un rasoio di tutti i giorni, questo è un rasoio che poi necessita una pulizia, bisognerà smontarlo per rimetterlo a posto, quindi non è un rasoio che io capisco anche che qualcuno avesse avuto dei dubbi. Trafinenil si conferma comunque una delle creme migliori che ci sia in circolazione come rapporto qualità-prezzo. Assolutamente consigliare per chi vuole una crema morbida, pannosa. Le Treat Platinum, scorrevoli, un po' sopra le Straverdi, secondo me, non solo a livello delle giapponesi, ma insomma sono ottime da mettere per quello che costano e per quello che danno. Siccome abbiamo fatto gli inglesi, quindi Trafinenil, andiamo a scegliere che richiama un personaggio della mitologia britannica, che è James Bond, ma questo è un dopo barba che è polacco, il Bond, nella versione Speedmaster. Non è inglese, è polacco, il Bond. Ah. Molto alcolico, classico, molto anni 70. Andiamo giù. Eccoci qua, direi che ci siamo sbarbati e niente, io vi ringrazio, vi saluto. Commentate pure, anche le critiche sono ben accette. Ancora grazie di tutto, buona domenica e buona barba a tutti.